Pronto? Ah, ciao mamma, come stai? È una vita che non ci vediamo. Vieni a pranzo domenica? Domenica dici? No, no, a pranzo non ce la faccio perché devo andare giù a Casale all'autodromo con un mio amico. Ancora? Ma non hai lasciato perdere. Devi fartene una ragione. Il motografo. In questa puntata. Il motografo proietta un film tutto sbagliato. Sfida Merzario, uscendone con le ossa rotte. E soprattutto dimostra che la differenza tra l'ostinazione e la perseveranza sta solo nel risultato. Che fate sabato? Vi va di fare un sopralluogo con me? Ho trovato questo autodromo abbandonato negli anni 70 vicino a Casale. E io volevo vedere un po' com'è, sapete, per vedere se si può girare qualcosa. A parlare con una birra in mano è il mio amico Giacomo Cracco. È un regista indipendente ed è sempre alla ricerca di location per i suoi progetti. Io sono certo che Giacomo ci abbia raccontato nel dettaglio il soggetto su cui stava lavorando e penso anche di avergli fatto delle domande io stesso. Ero davvero interessato, davvero. Ma la verità è che alle parole autodromo, abbandonato, anni 70, il mio cervello è partito con il suo film privato. Un film con i colori slavati, ma anche innaturalmente saturi, come nelle pellicole che si usavano allora. I protagonisti? Agostini, l'imbattibile con la faccia da attore, Phil Redd, con i capelli scarmigliati, e Barry Sheen, pettinato come Freddie Mercury a inizio carriera. Il reverendo, Walter Villa, e Pasolini con gli occhiali da intellettuale organico incastrati sotto al casco. Saarinen, il velocissimo pioniere dei due tempi falciato dalla sorte a Monza, proprio insieme a Pasolini. E mille altri volti ancora, Pileri, Bianchi, Buscherini, persino un giovane Nico Cereghini prima della fama televisiva. È un film lunghissimo e avvincente, che mi scorre ancora in testa il sabato mattina, mentre guido sulla strada che da Milano raggiunge Casale Monferrato, passando per Vigevano e Mortara. Ed è anche un film completamente sbagliato, perché sul circuito di Casale Monferrato, che poi è a Murano sul Po, a quanto scopro le moto hanno corso di rado. Al centro della mia fantasia avrebbero dovuto esserci le auto, le Formula 3 e le Sport Prototipo, soprattutto. Protagonista d'eccezione, Arturo Merzario. Con il suo iconico cappello da cowboy. Battesimo d'eccezione del nuovo autodromo di Casale Monferrato. Arturo Merzario, il più brillante pilota italiano di Formula 1, ha collaudato le difficoltà e la scorrevolezza del tracciato, che d'ora in avanti entra a far parte della geografia del brivido dei 300 all'ora. Un arco parabolico di cemento armato scavalca la statale. Una futuristica rovina di un cementificio smantellato nei primi anni 60. Che è rimasta in qualche modo a fare da porta di accesso per Murano sul Po. Poco più di un pugno di case, in realtà, circondate da risaie e dall'argine del Po. L'autodromo è abbandonato da più di 40 anni e ovviamente non c'è nessuna indicazione. Trovare una pista abbandonata, di cui non conosciamo l'indirizzo, scrutando l'orizzonte irrimediabilmente piatto della sponda nord del Po. Non è un compito facile. Tutto quello che sappiamo è che è sulla sponda del fiume, appena fuori dal paese. Siamo fermi sulla statale e cerchiamo di triangolare la nostra posizione sulla mappa con i pochi punti di riferimento che vediamo all'orizzonte. Non c'è nulla che ricordi anche solo vagamente quello che secondo noi dovrebbe essere l'aspetto di un autodromo. E quella cos'è? Quella specie di torre, dici? Potrebbe essere la torre della direzione gara? Sai che potrebbe. L'idea ci convince talmente tanto che ci infiliamo in un dedalo di stradine vicinali, tra una cava, un pioppeto, un sabbione e risaie a perdita d'occhio. Tenendo quella scarna struttura diroccata di cemento come ago della nostra bussola. E dopo un milione di vicoli ciechi, eccoci finalmente. Solo una palizzata di calcestruzzo ci separa dalla nostra meta. Da
davanti a noi un piccolo varco. Non si può passare in moto perché un jersey di cemento e un fosso lo bloccano. E la strada si interrompe in quella che sembra un'impenetrabile boscaglia. O almeno, questo è quello che crediamo noi. Battuti dalla sorte, decidiamo di entrare almeno a piedi. Scavalchiamo il jersey e siamo alle spalle dei box. L'edificio è lungo un centinaio di metri, forse anche meno. C'è un piccolo corpo di fabbrica intonacato di bianco e con una sbiadita scritta Fiat Abarth, e poi una stecca di piccoli box in blocchi di cemento nudi. Una ventina più o meno, ciascuno largo 3 metri o poco più, e profondo poco più di 1,5 metri. La parete di fondo è alta solo 0,5 metri. Tutto il resto è aperto. Lì per lì io resto abbastanza stupito. Non ha mai ospitato un mondiale, ok, ma questo era un autodromo di un certo livello. Campionati italiani, svizzeri, anche qualche gara europea. E invece, dentro a questi box, si riuscirebbe a parcheggiare a stento una vecchia 500, ma senza riuscire a metterci neanche un treno di gomme di ricambio. Ci metto un po' a ricordarmi del fatto che negli anni 70, anche in Formula 1 i box erano poco più di una tettoia, a cui le squadre addossavano tendoni, furgoni e camper. Le macchine restavano fuori, visibili a tutti. Non c'erano clair, porte chiuse, addetti stampa. Gli unici segreti erano quelli che si potevano nascondere sotto ad un telo cerato. Erano altri tempi quelli. Verrebbe da dire più belli, se non fosse per il conto delle vittime che gli sport motoristici mietevano ogni maledetta domenica. Come Franz Hullinger, un pilota svizzero morto proprio qui, proprio nel 1973, mentre correva una gara del campionato svizzero. L'unica gara motociclistica di cui io sia riuscito a trovare prove certe. Sopra il tetto dei box c'è una lunga terrazza, come una sorta di tribuna d'onore. Oltre a questo, l'unica altra costruzione che si alza sopra l'orizzonte è quella torre di controllo che ci è servita da stella polare per arrivare fin qui. 4 colonne, 2 piani chiusi solo con una ringhiera e sulla cima un terrazzo. Per salire, una scaletta fatta solo di ruggine e attaccata alla muratura soltanto dalla speranza e dal disinteresse verso le basilari leggi della fisica. Io non lo so cosa ci abbia convinti che ci avrebbe retto, ma per una volta l'azzardo ha ripagato. La scala balla e cigola, ma regge, e uno per uno arriviamo in cima, sul terrazzo da cui i funzionari della federazione tenevano d'occhio la gara, perché da qui si vede tutta la pista. Sulla linea del traguardo si nota persino uno sbiadito disegno a scacchi. Sì, perché l'asfalto è vecchio, è più vecchio di me, però è in condizioni migliori di quello di certe strade di Milano. Il tracciato è breve, ma sembra una bella pista su cui guidare, veloce ma non noiosa. La forma ricorda una T schiacciata. Non così diversa, se vogliamo, dalla pianta di Misano. La prima curva, una sorta di parabolica in sedicesimo, immette in 3 rettilinei veloci, raccordati da varianti da prendere in pieno. Poi la parte finale del tracciato è un motodromo in miniatura, che con 3 tornanti porta all'ultima, veloce variante verso destra. E da lì al traguardo. O almeno, questa è l'impressione che ne abbiamo da qua in cima. Scendiamo, e decidiamo, visto che non possiamo provare l'ebbrezza della velocità, di fare almeno un giro a piedi. Io non mi do pace, e sulle curve mi inclino tutto da una parte, e faccio anche brum brum con la bocca. Ma perché anche i più accaniti fan delle corse tra voi di questo circuito non hanno mai sentito parlare? Che cosa ha determinato la morte dell'autodromo e il rapido oblio che lo ha avvolto? La ragione, come sempre dalle nostre parti, va cercata in casa dei vicini. La pista ufficialmente è a Morano, ma è un paio di chilometri fuori dal paese. 600 metri in linea d'aria, però, dalle case di Pontestura, che è appena di là dal fiume. Io, per una volta, i vicini posso capirli, I motori da corsa degli anni 70 erano dei veri mostri. Regimi di rotazione altissimi. Scarichi completamente aperti per non perdere nemmeno mezzo cavallo. E poi si girava tantissimo.
mondiali, europei, campionati nazionali, regionali, condominiali, gare fuori calendario. Non c'erano i regolamenti di oggi e i piloti non si allenavano in palestra, ma partecipando a tutte le corse possibili, in qualsiasi categoria, su qualsiasi pista potessero raggiungere. Nel 74, solo a Casale si contarono 17 weekend di gara, e poi i test, gli allenamenti, i turni di prova per gli amatori. Una prospettiva che è angosciante per me, che sono cresciuto sull'incrocio più trafficato di Milano. Provate a immaginare cosa potesse essere per gente che fino a un attimo prima dalle finestre sentiva entrare solo lo scorrere del fiume o il frenito delle cicale. E così proteste, esposti e una battaglia legale che nel 75 bloccò l'espansione della pista. Da 2,5 km doveva passare a 4. Niente più gare internazionali dunque, ma le attività continuarono, sebbene con una presenza del pubblico via via calante. Nel 77 poi, lo spirito punk che era nell'aria pervase anche il sindaco di Ponte Sture, che decise di risolvere la disputa in un modo che avrebbe reso fiero Sid Vicious. Ad agosto, approfittando di una temporanea chiusura, mandò una ruspa sul circuito e fece distruggere 500 metri della pista, trasformandoli in un campo arato. No future for you. Insomma, complici la battaglia legale, i danni e una certa contrazione del settore delle corse minori, l'autodromo chiude i battenti e non li riapre né per la stagione successiva né per il 79. Il nuovo decennio porta con sé grandi progetti. Nel 1980 la pista viene rimessa in sesto e asfaltata completamente e si comincia anche a costruire un ristorante. Ahimè, alla riapertura però non si è mai arrivati. Camminando siamo quasi arrivati all'ultima curva e davanti a noi vediamo qualcosa di completamente incoerente. Una stradicciola che si stacca dalla pista e passa vicino a un'edicola, di quelle in cui si mettono le statue della Madonna per proteggere gli incroci. In una pista. Ma non ha senso che quella stradina porti alla vera entrata del circuito. Perché, sia chiaro, che in qualche modo si possa entrare, per noi è una certezza assoluta. E non solo per quel video di un tizio che ci gira con una vecchia Panda. Il fatto è che tutto attorno a noi l'erba pare falciata di fresco, proprio a filo dei cordoli di cemento. Oh, venite a vedere qua. C'è una costruzione, sembra una cascina. E quello lì sembra un cancello, no? Oh, magari si apre. Andiamo a vedere. In effetti, al di là di un boschetto di pioppi, arriviamo a un cascinale. Probabilmente è il ristorante di cui parlavo poco fa. E in effetti c'è anche un bel cancello di metallo che si apre nella recinzione. O meglio, si aprirebbe se non fosse che un glicine che avrà almeno 10 anni l'ha completamente avviluppato. Non è questa l'entrata che cerchiamo. Non faccio a tempo ad esprimere il mio pacato disappunto che vedo Giacomo e Aldo infilarsi nella cascina. Del resto, siamo qui per un sopralluogo, no? Tutti e tre, appena entrati, abbiamo avuto un brivido e abbiamo iniziato a muoverci con una cautela quasi eccessiva, cercando di non far alzare nemmeno un granello di polvere. Un edificio degli anni 70, a una manciata di chilometri da Casale Monferrato, è con ogni probabilità pieno zeppo di quell'Eternit che proprio qui a Casale veniva prodotto. E l'Eternit, che è un composto di cemento e amianto, è una carogna. È un materiale edile straordinario, versatile e virtualmente indistruttibile, come suggerisce il nome. Solido, ignifugo, facile da plasmare in mille forme. Infatti, fino alla metà degli anni Ottanta si usava per fare un po' di tutto, dagli acquedotti ai tetti ai selciati.
Peccato che la sua polvere, piena di amianto, sia terribilmente cancerogena, anche in piccole dosi. Qui a Casale la polvere di amianto ha causato una vera ecatombe, ma ovunque voi abitiate, sicuramente avete assistito a qualche bonifica. Operai in tuta anticontaminazione che sembrano astronauti, spostano vecchie lastre di Ethernet con la cautela che ti aspetteresti da un artificiere. Bene, per quanto appassionati di Urbex, nessuno di noi tre vuole prendersi un mesotelioma solo per visitare un ristorante abbandonato. E lo sconsiglio vivamente anche a voi, anche perché non c'è niente da vedere. Le stanze sono completamente vuote, c'è qualche scritta a bomboletta, una morte disegnata male e un pentacolo tutto storto. Segno che tra i ragazzini del posto il satanismo d'accatto evidentemente fa ancora presa. Poche ore dopo sono a casa, ma non sono ancora convinto che non si possa davvero entrare. E mi resta dentro un tarlo che rode, rode e rode. Ogni tanto mi prendo una pausa dal lavoro e riapro la foto satellitare, in cerca di indizi. Avete presente nei film americani quei personaggi un po' strambi, ossessionati da qualche delitto o da un complotto, che riempiono lavagne e muri di appunti, scritte e disegni? Ecco, una cosa così, solo con un po' meno cartoni di pizza ammucchiati sul pavimento. E come in tutti i film, finisce che nella mia ossessione coinvolgo anche un povero innocente. E una bella mattina, io e il mio collega Davide partiamo alla volta di Morano. Perché osservando le foto, io mi sono accorto di una mulattiera che si stacca dal secondo rettilineo, corre lungo la sponda del fiume e senza alcuno sbarramento arriva a una cava. E la domenica la cava sarà ben chiusa, no? Giriamo intorno e entriamo in pista, indisturbati. Se non che, attorno alla cava non si gira. Poco male. La mia ossessione mi convince che ci sia un altro sentiero, poche centinaia di metri più in là. Costeggia il bosco e si ricollega alla mulattiera che avevo visto. Ma che dici? Quello non è un sentiero. È tutta sabbia, ti ci blocchi dentro di sicuro. Rido, e lo prendo anche un po' in giro. Lui che guida un enduro ha paura di un po' di sabbia. Un attimo dopo a ridere è lui, e mi insulta anche mentre mi aiuta a tirare fuori Aiko, la mia vecchia Kawasaki del tutto inadatta al fuoristrada, da una buca di sabbia profonda un metro, in cui sono affondato per metà. Desisto. E propongo di dirottare sui colli del Monferrato, prima che Davide decida di lasciarmi qui. Eppure io non sono ancora convinto. Sarà che non voglio arrendermi. Sull'altro lato, vicino al ponte della statale, mi sembra di vedere un percorso promettente. C'è da fare un po' di sterrato, ok, ma facile questa volta. Però non mi decido mai a partire. Fin quando non trovo uno più pazzo di me. È il mio amico Matteo, si è appassionato alla storia dell'autodromo e mi convince a fare almeno un ultimo tentativo. Ai primi di novembre finalmente partiamo. C'è appena stata un'alluvione, io ho la batteria scarica, lui brucia un chilo d'olio ogni 50 km. Cosa può andare storto? Per esempio, il fatto che il percorso che avevo trovato non esiste per niente. E già che ci siamo, rischiamo anche di stenderci nel fango viscido di queste mulattiere. Vabbè dai, facciamo il giro e entriamo almeno a piedi. Almeno non siamo venuti fin qua per niente. E a quel punto, sorpresa. Vi ricordate quell'impenetrabile boscaglia che interrompeva la strada d'accesso? Con l'autunno le sterpaglie sono morte. Basta fare 20 metri, con un po' di cautela che c'è fango e si scivola. Troviamo un altro varco e arriviamo in quello che un tempo doveva essere il parcheggio. Da lì all'edicola con la Madonna è un secondo. Sono così emozionato che il mio cuore salta un battito quando per la prima volta Aiko mette le ruote sull'asfalto della pista. O su quello che ne resta perlomeno.
Questi ultimi anni hanno dato un duro colpo a quell'asfalto che io ricordavo così ben conservato. E se fuori, sulla strada, la vegetazione pare più rada di un tempo, qui sono cresciuti erbazzoni alti 2 metri ai lati della pista. Un muro verde che nemmeno sul vecchio tracciato di Hockenheim. Ma noi siamo felici come 2 bambini. Una Kawasaki da passeggio e un Transalp del 91 sono per noi delle perfette superbike e questa pista abbandonata e devastata è la nostra Monza. 1, 2, 3 giri. E poi l'idea ovvia, cronometriamoci. Matteo parte per primo. Al tornantino mi sono trovato davanti a un cacciatore, spuntato dai cespugli. Oppure sei tu che hai bevuto troppo a pranzo. Ma un cacciatore, ma figurati. Devo guardare le riprese per convincermi che non è un mitomane. Ma mentre noi giravamo come 2 bambini felici, un pensionato con la doppietta stava acquattato tra i cespugli a caccia di papere. E abbiamo anche rischiato che decidesse di impallinare noi, che coi motori le papere gliele facevamo scappare. Tocca a me. La pista è sporca, è sabbiosa. Riuscire a fare una curva senza cadere è un mezzo miracolo. Ma perlomeno posso dare la colpa alle gomme, come fanno i piloti, quelli veri. Traguardo. Matteo arriva con i tempi. Sono teso come una corda di violino. La sfida è fra noi due, certo, ma nella mia testa è soprattutto con Merzario. Guidavo una Formula 1, ok, ma una Formula 1 degli anni 70. Potrò mai andare così tanto più piano? Se solo avessi fatto caso alla media sul giro di Merzario, mi sarei risparmiato questa bruciante umiliazione. 144 km orari. La mia moto fa i 160 al massimo, sul dritto e in condizioni ideali. Insomma, sui 2460 metri dell'autodromo di Casale Monferrato, il mio record è di 2 primi, 29 secondi e 12 centesimi. Una media, il calcolo è presto fatto, di 59,38 km orari. Il record, insomma, rimane imbattuto, ma per quei 2 minuti e mezzo io mi sono sentito parte della stessa grande storia di cui fa parte Arturo. Avete ascoltato Il Motografo, rubrica radiofonica di Turismo Piccolo e Destinazioni Inaspettate. Potete trovare le immagini e le mappe di questa puntata e di tutti gli altri viaggi sul sito www.motografo.it.